Dio Vincenzo. Piacere. Mirko Gasparotto. Mirko Gasparotto chi è? Mirko Gasparotto è entrato in Arwell da 20 anni consigliando semplicemente formule di gas. Un anno dopo è diventato commerciale e 2 anni dopo direttore commerciale. Sì. Dopo cosa è successo? Beh, nel 1988 purtroppo è mancato il fondatore del gruppo, della società che aveva 50 dipendenti, eccetera, e grazie a questa situazione che si è creata c'è stata la possibilità di introdurre me e i miei collaboratori nell'azienda e abbiamo fatto l'operazione di manager buyout finanziaria attraverso la quale abbiamo ricavato il pacchetto di maggioranza, avevamo 27 anni praticamente. Beh, è un bel salto per chi entra come fattorino dopo arrivare a comprare l'azienda, rilevare l'azienda e diventare amministratore. Sì, dipende dall'ambizione che uno ha e dalla pianificazione che uno ha, se in realtà il fattorino era uno dei primi gradini per arrivare in su, però la realtà è che c'era già una certa ambizione fin dall'inizio. Quindi ha raggiunto un notevole risultato, un notevole successo. Nessun risultato si ottiene senza passare per alcuni errori. Qual è stato un errore nella tua vita che ti ha fatto imparare qualcosa? Beh, l'errore principale credo che sia quello di non aver avuto magari maggiore equilibrio nella parte 20-40, cioè la parte in dove ho praticamente solo lavorato. E quello, il mio libro insegna proprio ad equilibrarsi nei vari ruoli della vita, perché l'equilibrio poi ti porta a raggiungere dei risultati consistenti, magari senza avere uno squilibrio come ce l'ho avuto io, perché per 20 anni ho solo lavorato. E c'è una domanda che ti poni continuamente, cioè a cosa ti focalizzi in ogni progetto che tu realizzi? Beh, la focalizzazione, la cosa principale per me è la programmazione, cioè una cosa programmata è una cosa che è già scritta, già definita, e poi abbino questa programmazione al pragmatismo, cioè il fare ogni momento, ogni giorno, ogni azione quello che serve e quello che è nella direzione dei tuoi obiettivi. Quali sono le convinzioni che ti hanno permesso in questi anni di raggiungere i risultati che hai raggiunto in diversi campi della tua vita? La caparbietà e la chiarezza nella definizione degli obiettivi, credo che siano queste le due caratteristiche fondamentali. Caparbietà, chiarezza e soprattutto tanto allenamento nello sviluppare le virtù che necessitano per arrivare ai propri obiettivi. Queste secondo me sono le dritte più importanti che io posso, che mi sento di dare. Quali sono i progetti su cui sta lavorando? Naturalmente il gruppo che sta sviluppandosi, il mio gruppo di distribuzione digitale che sta sviluppandosi veramente alla grande, e poi ho il Club Mondiale della Formazione, che è il quinto appuntamento, avremo Robin Sharma a febbraio 2012 a Vicenza, quindi abbiamo sempre i più grandi al mondo a Vicenza per noi, poi abbiamo l'Onus Mariana, che con l'Onus Mariana abbiamo 10.000 bambini adottati, ma l'obiettivo deve arrivare a 100.000, e poi come scrittore c'è il tuo primo libro e vorrei scrivere uno all'anno per i prossimi 5 anni. Quindi sono su tutti i fronti, la qualità della vita che dovrebbe funzionare. Quindi diversi fronti, torna fuori il tema dell'equilibrio. Diversi fronti, diverse strategie, diverse finalità, bisogna abituarsi a essere flessibili, a essere capaci di combattere, di competere in molte situazioni, perché la vita non è sempre a senso unico, non è che uno è bravo nel lavoro e basta, deve essere bravo anche in altre cose. Beh, è un bel esempio da una persona che riesce sia in azienda sia nella vita privata con la solidarietà e anche con la passione per la formazione. Fa parte tutto di un progetto armonico che si impara leggendo questo libro. Cioè questo libro ti aiuta a essere equilibrati. L'equilibrio secondo me è fondamentale, ti dà la sicurezza, ti dà l'autostima, e ti dà la sensazione di essere un uomo che sta evolvendosi, imparando bene tutti quanti i ruoli della propria vita. Quindi quale occasione migliore che leggere il libro, o ancora meglio, dico io, perché di persona si riesce a percepire meglio la personalità di una persona, le sue convinzioni, il suo essere, che queste serate che adesso ci sono in giro per l'Italia, siamo la seconda, siamo a Venezia. Sono 12 fino a luglio, e saremo praticamente il 19 a Perugia, il 26 a Bari, il 31 a Bologna, il 7 di giugno a Ancona, il 13 a Napoli, il 14 a Roma, il 28 a Torino, il 29 a Milano, il 4 luglio a Genova e il 5 a Verona. Venitelo a vedere perché vale veramente la pena. E basta chiacchiere. Grazie.